Finzione, finzione, finzione o realtà? Altro che finzione e realtà, siamo in un vero e proprio Truman Show. A me che non me ne fotte nulla, ogni volta che apro un sito internet, un giornale, una radio, compresa noi, di che cosa mi occupo? Di Leone. Alzi la mano chi non sa chi è Leone e sa che il pigiamino è fatto a righe e sa che la mamma si è messa a piangere e sa che pianto dopo il parto. Ma chi se ne frega di Leone? O meglio, ci frega moltissimo del figlio della Ferragni e di Fedez. Abbiamo visto tutti i video, li avete visti, ce l'hanno proposto in tutte le maniere. C'è una casa, diciamo, di produzione che oggi sui giornali ha detto benvenuto Leone, tanti auguri a Leone. E poi abbiamo visto Fedez a torso nudo che lo allatta e poi abbiamo visto la Ferragni che prima piange e poi non piange. Allora, il tema fondamentale è: ma a Leone gli abbiamo chiesto se è contento di tutto sto casino che gli stanno facendo? A Leone, quando avrà 18 anni, gli potranno girare le balle di dire papà e mamma, ma lasciatemi in pace, siamo qua a parlare di Cambridge Analytics, Trump, le nostre foto e Instagram, e sto poveraccio già deve essere la persona più famosa del mondo senza volerlo magari dichiarare. Sapete che cosa ho letto? 10 cose da sapere sul bebè. Giuro! 10 cose da sapere sul bebè. Secondo me, due genitori che utilizzano un figlio così sono dei pazzi. Sembrano tutti quanti in un Truman Show. Col piccolo particolare, piccolissimo, è bebè, che nessuno gli ha chiesto il permesso.